Inizio oggi importante della Tre Giorni, grande dibattito sul manifesto integrato dell'urbanistica presentato dall'Istituto, ma anche altro argomento messo in parallelo con questo tema sui criteri minimi ambientali, quindi presentato l'aggiornamento del decreto legislativo 32, ma anche l'impegno dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura sul territorio nazionale e quindi anche intervento interessantissimo del professore Giuliano Dallò, presidente di GBC Italia, su quelli che sono ormai i rapporti di collaborazione tra l'Istituto e appunto la sua istituzione. Saremo impegnati prossimamente in corsi appunto su questo decreto per le pubbliche amministrazioni e i liberi professionisti di 16 ore che affronteranno proprio i sistemi di qualità e sistemi anche di valutazione per spiegare ai professionisti la metodologia di approccio. A Messina questo importante evento si è appena conclusa la prima giornata. La giornata è significativa perché ha consentito di mettere a fuoco quelli che sono i valori della bioarchitettura, cioè gli elementi cardine che consentono la rigenerazione urbana tenendo conto di quelli che sono i bisogni di qualità del territorio. I mezzi tecnici sono multidisciplinari e quindi consentono di avere una visione molto complessa del sistema urbano e quindi delle possibilità di intervento. Bioarchitettura è un po' uno stimolo, è un modo per riuscire a innescare dei processi di rigenerazione urbana attraverso l'accesso alla cultura reale del paese. Oggi è un importante evento. È un importante evento perché è stato presentato un manifesto da Imbar per la pianificazione sostenibile e questo manifesto contiene degli elementi secondo me molto importanti perché non è semplicemente una sintesi di principi ma un punto nel quale si concentrano tutta una serie di esigenze. In particolare mi è piaciuto che finalmente si parli di bellezza come requisito nella progettazione ambientale, nella progettazione urbanistica. Forse quando si parla di sostenibilità ci si dimentica di questo aspetto. Questo manifesto contiene tra gli altri elementi anche questo elemento che secondo me è molto importante. In Italia abbiamo molto bisogno che la pianificazione urbana, che la pianificazione paesaggistica propongano il tema della sostenibilità ambientale non visto come rinuncia ma visto come un valore aggiunto e la bellezza in questa interpretazione credo che sia un elemento fondamentale. Oggi la presentazione di questo manifesto, qual è l'importanza di questo evento? L'importanza di questo evento è basilare sotto ogni profilo professionale e di questo la Consulta degli architetti siciliani deve fortemente ringraziare Imbar nella persona del suo presidente Anna Carulli per questo evento molto ma molto importante per la Sicilia, perché portare una manifestazione, un convegno così basilare per la bioarchitettura, per il nuovo modo di progettare, per il modo in cui si stanno affrontando i cambi così importanti nel nostro panorama progettuale da oggi in poi, è veramente molto importante, soprattutto perché siamo in una fase veramente di cambiamento epocale nel modo di pensare la progettualità, il modo di progettare stesso, perché ormai pensare ad una progettazione senza i canoni della bioarchitettura è veramente inefficace e quindi gli architetti di tutta la Sicilia dovranno ringraziare sicuramente l'operato che la Presidente Anna Carulli sta apportando nel nostro mondo, diciamo, reale, nel nostro mondo lavorativo.